La base era nel CARA di Mineo, ma le cellule erano ormai diffuse in tutta Italia, tanto che uno degli affiliati è stato arrestato nel Bergamasco. 19 alla fine nigeriani fermati dalla procura distrettuale antimafia di Catania. Per loro l'accusa è di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e violenza sessuale aggravata. La mafia nigeriana, tra le più feroci al mondo, è composta da diversi gruppi rivali tra loro. Alcuni di questi clan erano già stati individuati nel centro di accoglienza di Mineo, ma quello sgominato al termine di queste indagini è uno dei più spietati, sono i Vikings. Nel CARA di Mineo sono presenti più cellule, anche di organizzazione diversa da quella dei Vikings che è oggetto di questa indagine. E infatti nel CARA di Mineo, dove pure i Vikings hanno un predominio, si svolgono anche attività violente per imporre il predominio dei Vikings sulle altre organizzazioni. Questo gruppo si approvvigionava nelle città del centro Italia, o Napoli piuttosto che Roma, per poi far arrivare droga sia del tipo cocaina che marijuana a Mineo, e da lì veniva poi spacciata attraverso dei pusher. I riti d'affiliazione firmati col sangue si svolgevano proprio al CARA di Mineo, dove i Vikings avevano la propria base operativa, da cui entravano e uscivano indisturbati e da cui partivano gli ordini per le cellule diffuse in tutto il territorio nazionale. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Catania hanno permesso di smantellare l'intera struttura del clan, che aveva anche il controllo del centro di accoglienza dove si scontrava con i gruppi rivali, assoggettandoli con la violenza. Secondo il procuratore Zuccaro, l'attività criminale è resa possibile dall'ingente numero di ospiti del centro, che per questo deve essere chiuso. Il ministro Salvini ha assicurato: lo chiuderemo entro un anno.